rivoluzioni inglesi del 600 che cambiano completamente la storia dell'Inghilterra e poi influenzeranno anche la storia d'Europa. Quindi due rivoluzioni facili da ricordare, la prima a metà secolo, quindi negli anni 40. E fondamentalmente è uno scontro tra la monarchia, quindi il re e il Parlamento. Perché? Perché in Inghilterra il Parlamento, fin dal Medioevo, fin dall'epoca della Magna Carta, 1215, ha sempre goduto di un'ampia autonomia, di un ampio potere. Non solo il Parlamento è rappresentativo, diciamo, del territorio, ma anche proprio una forte dialettica con la monarchia. Questo contrasto, questa dialettica, questo dialogo tra monarchia e Parlamento ha sempre caratterizzato la storia inglese. Negli anni 40, appunto, del 600, si arriva a una crisi tale che appunto scoppia una guerra civile, che adesso vediamo proprio molto, molto brevemente. Nel quadro, appunto, è riportata la vittoria del New Model Army, che è praticamente l'esercito dei parlamentaristi. Sì, perché di fatto l'Inghilterra si divise in due, è una guerra civile. Da una parte l'esercito realista, sostanzialmente sostenuto dalla grande aristocrazia della Chiesa anglicana, dall'altra appunto l'esercito dei parlamentaristi, poi vedremo di cosa si tratta. Quindi, perché è interessante la prima rivoluzione inglese? È interessante perché abbiamo una guerra civile che porta alla distruzione della monarchia inglese e alla condanna a morte di un re. Questo è un fatto sensazionale perché i re, nel Medioevo, ma anche oltre, erano assolutamente nella mentalità del tempo e nella mentalità degli stessi monarchi, erano re per diritto divino. Quindi era inconcepibile che un potere dal basso, popolare, diciamo così, potesse portare alla destituzione del sovrano. Non esiste una concezione paritaria dei diritti umani come oggi, no? Nel passato. Quindi è un unicum nella storia europea, no? Questa condanna a morte di un sovrano e l'istituzione di una repubblica, repubblica che durerà solo una decina di anni, però cambierà la storia inglese. Quello che appunto succede nel 600 quindi è che, per farla breve, sale al trono Giacomo I Stuart, che era successore di Elisabetta I, figlio di, da una parte, di Maria Stuarda ed re di Scozia. Quindi il matrimonio che c'era stato tra Maria Stuarda e re di Scozia aveva portato alla riunificazione di tutte le corone dell'isola, no? Quindi si arriva veramente al Regno Unito. Il problema è che da quando era iniziata la riforma in Inghilterra, cioè con Enrico VIII, il padre di Elisabetta I, e quindi c'era stato questa sorta di esperimento che aveva creato una via intermedia tra il cattolicesimo e il protestantesimo, e cioè la Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana, di fatto, era un sistema di potere, no? Cioè, cosa aveva fatto Enrico VIII ancora all'epoca della riforma? Ha di fatto più o meno aderito alla riforma protestante. Però ha lasciato su, integra, come sistema di controllo e di potere dell'Inghilterra, la Chiesa con tutti i vescovi, non più dipendenti da Roma, ma dipendenti dal re stesso. Quindi ha mantenuto di fatto un ibrido, perché i protestanti in genere smantellano qualunque struttura ecclesiastica. Nelle chiese protestanti ci sono semplicemente i pastori, cioè i preti, ma che non hanno un ruolo sacrale, non sono organizzati in modo gerarchico. E naturalmente questa cosa tipica, unica della Chiesa dell'Inghilterra, cioè la presenza della Chiesa anglicana fortemente intrecciata con il potere monarchico, crea delle tensioni, dei contrasti. Ad esempio, Giacomo I Stuart è fortemente, in quanto anglicano, cioè in quanto protestante, diciamo, avversa i cattolici, quindi primo motivo di tensione, e avversa anche i puritani. Adesso nella prossima slide vediamo chi sono i puritani. I puritani sono dei protestanti più radicali che non accettano la Chiesa anglicana, che vedono come una sorta di pasticcio, di compromesso mal riuscito con il cattolicesimo. Quindi chi sono i puritani? I puritani sono i seguaci del puritanesimo
ed è una frangia del protestantesimo inglese. Lo scopo, appunto, era quello di, del, lo scopo d'essere del movimento puritano era quello di purificare la Chiesa anglicana da tutto ciò che era ritenuto imperfetto, cioè non previsto dalle scritture. La Chiesa anglicana, come ho detto prima, era vista come un compromesso, come diciamo, un organismo malato, corrotto, corrotto da una monarchia avida di potere, e quindi era osteggiato. Gli esponenti erano detti teste rotonde, probabilmente per via di una condotta di vita molto morigerata, molto austera, e una pettinatura, come si vede nel quadro, che non era conforme alla moda del Seicento, che voleva gli uomini con delle lunghe capigliature molto curate. Invece loro, quasi per una sorta di purezza monastica, si tagliavano i capelli corti e quindi erano detti teste rotonde. Quindi i puritani sono una cosa tipicamente inglese e sono una forza diffusa a livello popolare, ma anche a livello politico, hanno i loro rappresentanti anche nel Parlamento. Quindi sono sia contro i cattolici che contro di fatto la monarchia, monarchia che invece appoggia in tutto e per tutto la Chiesa anglicana come appunto sistema di controllo e di potere nel regno. Quindi Giacomo si trova ad avere uno scontro molto forte con il Parlamento, scontri che sono dovuti al fatto che Giacomo tenta sostanzialmente di assolutizzare il controllo del potere, cioè di fare quello che stava facendo il re sole Luigi XIV in Francia, cioè vuole agire svincolato da qualunque controllo di qualunque potere. Quindi ad esempio vorrebbe indire tassazioni senza autorizzazione del Parlamento, mentre invece era una tradizione proprio inglese che qualunque tassazione il re non poteva promulgarla se non c'era prima un dibattito e un'autorizzazione da parte del Parlamento. Poi appunto c'era un tentativo di creare delle strutture amministrative, ad esempio tribunali, di controllo diretto da parte del re. Quindi si cercava sempre di più di privare il Parlamento dei propri poteri. Ripeto, un altro motivo di contrasto è il fatto che il re in tutti i provvedimenti legislativi favorisce la Chiesa anglicana. Chiesa anglicana vuol dire struttura ecclesiastica gerarchica, quindi vescovi, arcivescovi nominati dal re, che rappresentano un controllo del potere. Il Parlamento spesso, in quanto era rappresentanza del popolo, della borghesia, popolo, naturalmente intendiamo popolo di un certo livello sociale, e spesso appunto rifletteva la presenza di tantissimi puritani e anche cattolici che chiaramente erano contro la politica filo-anglicana del re. Dopo Giacomo I abbiamo Carlo I, che è il re che ci lascerà la pelle nella guerra civile, quindi prosegue di fatto questo scontro tra il Parlamento e la monarchia. E facciamola breve, si arriva alla guerra civile. Guerra civile, esecuzione di Carlo I, Repubblica. Quindi le tensioni politiche che si erano accumulate portano a una guerra che dura 3-4 anni. Di fatto c'è da una parte il re, appoggiato dall'aristocrazia della Chiesa anglicana, che cerca di accrescere il suo potere in senso assolutistico, dall'altra abbiamo il Parlamento con una forte presenza puritana che riescono addirittura a creare un esercito, appunto quel New Model Army, un nuovo modello di esercito che si era visto nella prima slide, che si oppone appunto militarmente all'esercito del re. La guerra, appunto, una guerra civile, dura 3-4 anni. Alla fine della guerra Carlo I viene condannato, catturato. Catturato, condannato e decapitato. Il leader dell'esercito, come dire, parlamentare, che era un puritano, tra l'altro, Oliver Cromwell, diventa, per così dire, il presidente, dell'Inghilterra. Quindi abbiamo questa ascesa di questo generale, generale dei puritani, appunto, alle teste rotonde, che organizza questo esercito. Eccolo qui, esecuzione di Carlo I. L'esecuzione era la pena di morte riservata alle persone di alto livello sociale. Altro quadro famoso, Oliver Cromwell che guarda, contempla la salma di Carlo I dopo la sua pena di morte.
Cromwell era il tipico, era un parlamentare ed era un tipico puritano, quindi un esponente tipico del Parlamento contro la Chiesa Romana Cattolica e contro quindi chiaramente la monarchia. Ed è l'esponente di quella nuova classe sociale, per così dire intermedia, che di fatto ha delle, chiamiamole così, pulsioni democratiche che spingono verso una trasformazione democratica del regno. Chiaramente parlare di democrazia è ancora troppo presto, però c'è una trasformazione in atto nella società inglese che si rivela molto più dinamica delle altre società europee, che sono molto più immobili, molto più medievali. Quindi, come dicevamo, alla fine della guerra civile, Cromwell diventa una sorta di dittatore, è quello che ha fatto il colpo di Stato, quello che ha appunto sconfitto il re, lo ha fatto decapitare. E di fatto abbiamo un decennio di repubblica, con una sorta di costituzione in cui Cromwell viene dichiarato Lord Protettore del Regno, quasi come se il regno non fosse stato ancora abolito, no? Una sorta di presidente tutore del regno, di fatto era un dittatore. Corriamo, Cromwell morirà, il figlio succede a Cromwell, ma è così un tentativo male abbozzato di successione, di fatto c'è un ritorno della monarchia, addirittura quando tornerà la monarchia Cromwell sarà disseppellito post mortem e processato e condannato a morte, come succedeva spesso nel passato, chiaramente non ha senso, ma il condannare a morte un morto era un modo per infangarne la memoria, per screditarlo. Qui ci sono i poveri, i miseri resti mortali del povero Cromwell, quindi viene appunto dopo, qualche anno dopo il ritorno della monarchia, appunto viene processato e viene sottoposto al macabro rituale dell'esecuzione postuma, quindi impiccato, sviscerato e squartato, come si faceva per i vivi, però vabbè, hanno fatto un'eccezione per il povero Cromwell. Quindi la prima rivoluzione inglese appunto si conclude con il ritorno poi alla fine, dopo l'esperimento repubblicano di 10 anni del dittatore Cromwell, il vincitore della guerra civile, il puritano, la testa rotonda, finisce con un nulla di fatto perché c'è il ritorno alla monarchia. Il problema è che comunque le cose sono cambiate. Adesso vediamo perché. Perché l'Inghilterra, nonostante torni alla restaurazione della monarchia, la situazione non torna a quella di prima. E vediamo adesso appunto la spiegazione della seconda rivoluzione che è alla fine del 600, 1688. E vediamo appunto perché si chiama la gloriosa rivoluzione, The Glorious Revolution. Eccolo qui. Definita così dagli inglesi stessi perché uno sconvolgimento istituzionale, quindi ai vertici della monarchia inglese, che però non vede il coinvolgimento di masse popolari né spargimenti di sangue, quindi una rivoluzione gloriosa che trasforma in modo totale la monarchia inglese e poi diventerà un modello per il mondo in pratica e soprattutto appunto non c'è spargimento di sangue. Cosa è successo? Allora, con la scomparsa dei Cromwell, con la fine dell'esperimento repubblicano, c'è la restaurazione della monarchia e il Parlamento appunto approva il fatto che torni la monarchia, è il Parlamento che l'ha deciso, no? Però già questo ci fa capire che se è il Parlamento che ha deciso il ritorno della monarchia, comunque questo vuol dire che non si torna mai, nonostante il ritorno della monarchia, non si torna mai alla situazione come era prima della guerra civile, al cosiddetto status quo ante, cioè lo stato che c'era prima, un'espressione tecnica, status quo ante, lo stato che c'era prima. Perché? Perché in questi 10 anni di repubblica, di dittatura, però è una repubblica, c'è una forte crescita della coscienza politica della classe media, dei borghesi, della piccola nobiltà, cioè c'è una forte crescita come dire, della coscienza dei parlamentari. I parlamentari che, come ho già detto, in Inghilterra avevano una forte tradizione di opposizione al re, di dialogo alla pari col re. Dopo 10 anni di Parlamento, figurarsi, ormai i parlamentari erano sempre più coscienti del loro potere. Quindi, anche se ritorna la monarchia,
la centralità del Parlamento non è più in discussione. Quindi, dopo la fine della guerra civile, dopo la fine dell'esperimento repubblicano di Cromwell, quando i re inglesi, ad esempio questo Carlo Stuart, torna a governare, di fatto si trova in un paese che dentro, nell'anima, è, diciamo, repubblicano, per così dire. Nessun re inglese può più contrapporsi efficacemente al Parlamento, quindi non può più imporre nuove tasse, non può più incarcerare in modo arbitrario avversari politici, quindi di fatto i parlamentari sono immuni, hanno una sorta di immunità e non può colpire gerarchie ecclesiastiche di qualunque tipo. Quindi di fatto la guerra civile e l'esperimento di Cromwell repubblicano, anche se sono completamente tramontati, la storia inglese però di fatto ha voltato pagina. E la monarchia inglese si sta avviando a diventare qualcosa di totalmente diverso da quello che era prima. Prima, con i re precedenti a Cromwell, c'era un tentativo di emulare il re sole francese, cioè l'assolutismo. Questa cosa ormai è completamente tramontata, è impossibile, è improponibile. Facciamola breve, dopo il ritorno della monarchia nella persona di Carlo II, abbiamo Giacomo II. E vabbè, li citiamo solo perché ci sono sul libro i partiti più famosi ormai del Parlamento, che in parte si sentono ancora nominare nei notiziari quando si parla di politica inglese, i Tories, che sono appunto la parte più, per così dire, di destra, i monarchici legati alla Chiesa anglicana e alla grande aristocrazia rurale, e i Whigs, che sono la parte più, diciamo, più dinamica, più rappresentativa di quella classe alta, la borghesia commerciale, quelli che stanno facendo i soldi con le colonie, e sono i rappresentanti più forti diciamo, delle prerogative dell'indipendenza parlamentare. Giacomo II, che è il secondo re dopo Carlo II, che torna dopo la fase repubblicana. E qui ancora una volta abbiamo la peculiarità, la stranezza della storia inglese, è cattolico. Dall'inizio della riforma inglese, da Enrico VIII, che è, diciamo, la riforma inglese, l'adesione degli inglesi alla riforma protestante nel 1534, quindi a metà 500, fino ad adesso, è una storia tormentata, perché i vari re e regine che si succedono sul trono d'Inghilterra, a volte sono cattolici, a volte sono protestanti. Questa è la cosa che crea più confusione nella complicata storia inglese e che crea soprattutto grandi contrasti interni. Dalla nascita della Chiesa anglicana con Enrico VIII, fino ad arrivare alla fine del Seicento con Giacomo II, che è di nuovo cattolico, ormai i cattolici erano un po' in ritirata, però Giacomo II ci prova, come tutti i cattolici che hanno regnato nel frattempo, cerca di far ritornare in auge i cattolici, minaccia gli anglicani e probabilmente era tollerato solo per il fatto che tutti speravano nel fatto che al trono sarebbe succeduta una delle sue figlie che erano protestanti. Anche questo è complicatissimo, non entriamo nei dettagli, cioè lui era cattolico ma le figlie erano protestanti. La tensione cresce fino a che Giacomo II fugge in Francia dal suo amico Re Sole e il Parlamento, ancora una volta, cioè quindi i due partiti principali, Tories e Whigs, chiamano a regnare in Inghilterra diciamo lo Stadtholder d'Olanda, chiamiamolo il re d'Olanda, vabbè, Guglielmo III, chiamano lui perché evidentemente c'erano stati degli accordi. C'era anche una questione dinastica da preservare, bisognava comunque preservare la forma. Lui era sposato con Maria, con una Stuart, ok? Quindi di fatto gli offrono la corona d'Inghilterra, però appunto questo crea una situazione nuova, perché Guglielmo diventerà il nuovo re d'Inghilterra, ma la corona appunto arriva per concessione del Parlamento. Questo appena descritto, quindi la chiamata da parte del Parlamento di Guglielmo d'Olanda a regnare in Inghilterra, è la seconda rivoluzione inglese, appunto rivoluzione gloriosa, perché è una rivoluzione che nasce da un accordo.
tra questa nuova monarchia e il Parlamento. Quindi una rivoluzione gloriosa di cui giustamente gli inglesi si vantano perché hanno fatto un progresso istituzionale notevole e senza appunto spargimenti di sangue, no? Qui si vede nella stampa, Guglielmo gli viene messa la passerella appunto perché sbarca è appena sbarcato dopo aver preso una nave, attraversato la Manica, arriva in Inghilterra, appunto viene accolto. Quindi The Glorious Revolution, eccolo qui, Guglielmo Rex con Maria, che era una regina, che è appunto una Stuart, quindi è salvata la forma perché comunque è stato chiamato a governare uno che è imparentato con la casa reale inglese. Quindi il Parlamento è di fatto quello che ha il potere e Guglielmo e Mary sono invitati a diventare re e regina della Grande Bretagna. E chiaramente sono protestanti, però solo se loro firmano, questa è la gentile richiesta del Parlamento, loro diventeranno re solo se firmano quindi si accettano, si sottoscrivono la Bill of Rights, cioè la Carta dei diritti. Ed è il Parlamento che li ha invitati. Cos'è la Carta dei diritti? È quella che noi oggi chiameremmo Costituzione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il re, il regime, lo Stato, diventava una monarchia costituzionale controllata dal Parlamento. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il documento, la Bill of Rights, qui ci sono alcuni, c'è solo un esempio, alcuni articoli, la Bill of Rights diventa di fatto la carta di riferimento per qualunque governo. Quindi il re non può andare sopra diritti del Parlamento e non può calpestare quei diritti fondamentali, infatti si chiama Bill of Rights per questo, la lista dei diritti, che quindi fanno sì che il re non sia più absolutus, non sia più sciolto da nessun tipo di controllo. Il re è controllato e dal Parlamento e in senso definitivo da tutti quei limiti, da quei paletti imposti dalla Bill of Rights, che appunto con linguaggio moderno oggi chiameremmo Costituzione. Infatti oggi gli stati moderni hanno una Costituzione, perché? Perché gli stati moderni sono delle democrazie all'interno delle quali decide la maggioranza parlamentare. Chi ha la maggioranza in Parlamento decide. Però una maggioranza parlamentare non può decidere tutto quello che vuole, deve comunque rispettare ad esempio i diritti umani. Allo stesso modo, quindi gli stati moderni i nostri stati, ad esempio l'Italia, hanno una Costituzione che ci garantisce che chi va al governo rispetti tutti, di fatto. In questo caso la Costituzione, cioè la Bill of Rights, di fatto è rivolta al re. È una specie di attenzione, non fare questo, non fare quello. Infatti se vediamo i primi quattro articoli, qui sono sintetizzati ovviamente, i primi quattro articoli della Bill of Rights dicono senza l'autorizzazione del Parlamento il re non può imporre tributi, senza l'autorizzazione del Parlamento, non può mantenere nel regno un esercito stabile. Vuoi fare un esercito per fare una guerra? Già il costituire un esercito viene interpretato dal Parlamento come una volontà di accentrare nelle tue mani troppo potere. Quindi se vuoi avere un esercito stabile devi chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Non puoi imporre la propria volontà ai parlamentari, quindi di fatto i parlamentari sono alla pari con il re, non può togliere libertà ai cittadini. Quindi di fatto non possono esistere soprusi dal punto di vista della giustizia, no? Quindi i giudici di fatto sono indipendenti dal potere monarchico. Mentre invece in Europa, ad esempio in Francia, dove c'è un potere assolutistico, il re controlla anche i tribunali. Quindi il re di fatto fa quello che vuole. Quando ha un avversario politico non fa altro che incriminarlo, inventarsi qualche capo di imputazione e poi lo mette in carcere. Eccola qui, quindi il documento originale del 1689 è di fatto assolve la funzione che ha oggi una moderna Costituzione. Quindi è un fatto che ha un'importanza, la rivoluzione inglese dell'89 ha un'importanza planetaria, perché di fatto poi diventerà il riferimento per tutti. Quindi il regime diventa una monarchia costituzionale controllata dal Parlamento, ecco, da tutti i vari
livelli sociali dal più alto al più basso, dall'aristocrazia, alla borghesia, alla gentry. Quindi finisce il concetto medievale per cui la sovranità non deriva da Dio, ma da una contrattazione col Parlamento. Quindi lo Stato moderno, alla fine del Seicento, gli stati moderni d'Europa hanno due modelli di sviluppo. Quello tipico francese, la monarchia assoluta, quindi con un grande apparato centralizzatore di tasse, di controlli, e con una monarchia che è sempre più forte, che integra, controlla le élite nobiliari e di fatto è sciolta da qualunque tipo di controllo. Il secondo modello, che appunto per la prima volta si afferma, è l'Inghilterra è un unicum, la monarchia parlamentare e costituzionale. Quindi quello che porta nel 1688, con la gloriosa rivoluzione, a un modello completamente diverso. Il re non ha più un potere assoluto, è controllato dal Parlamento, che di fatto è quello che ha il potere. Il re ha ancora un grande potere, però di fatto si avvicina sempre di più a diventare un po' così una figura simbolica. Oggi il re inglese è assolutamente e solamente una figura simbolica. Nel 600, 700 è ancora molto importante, però la trasformazione dello Stato inglese è verso un'idea completamente nuova, appunto di controllo dei poteri. Quindi il Parlamento controlla il re controlla il Parlamento. E poi c'è una giustizia che dovrebbe essere il più possibile distaccata, oggettiva. Quindi è una tappa di avvicinamento a quelli che saranno gli stati moderni.